Torna nelle piazze italiane l'appuntamento con le arance della salute dell'AIR, che è proprio sulla ricerca. Adesso apriamo una pagina, lo facciamo in compagnia di Sergio De Nicola, perché alcuni dei progetti sostenuti riguardano l'ospedale Cassa Sollievo della Sofferenza. 2 milioni di euro destinati ai ricercatori di Casa Sollievo dall'Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro. Tre i progetti della durata di 5 anni, vincitori del bando Grant Investigator, selezionati per innovazione, fattibilità ed impatto sui pazienti. Al team del biologo Valerio Pazienza, anni di esperienza nei laboratori svizzeri, vanno più di 430.000 euro per un progetto sulla cosiddetta flora intestinale, specie nei pazienti affetti da cancro del pancreas. Ripristinare un equilibrio del microbiota intestinale nei pazienti soggetti a chemioterapici, in modo tale da non solo diminuire gli effetti collaterali di queste terapie, ma prevediamo anche di potenziarne l'effetto. Contro il tumore al polmone, la ricerca, finanziata con 860.000 euro, del biologo Fabrizio Bianchi, formazione scientifica tra Milano ed Oxford, che si prefigge di identificare molecole che permettano di migliorare la diagnosi precoce e la terapia per un male che ogni anno registra 33.000 nuovi casi e che, senza una diagnosi precoce, costringe l'80% dei pazienti a non superare i 5 anni di vita. Le nuove, diciamo, pubblicazioni, strategie e tecnologie di screening hanno dimostrato invece che possiamo invertire questa tendenza e arrivare a una curabilità che sfiora l'80%. Quindi parliamo di molte vite salvate grazie a questo tipo di ricerche. Sulle patologie leucemiche in pazienti con tumori maligni è concentrata invece la ricerca del biologo Vincenzo Giambra, anni di studi in Canada. Per la sua equipe un aiuto di 700.000 euro. È stata una bella esperienza andare all'estero e vivere l'esperienza canadese, in un centro di ricerca canadese. Ho voluto portare la mia esperienza qui in Puglia per sviluppare le tecniche e le conoscenze che ho acquisito lì. Un'eccellenza in Puglia e nel sud, Casa Sollievo, punto di riferimento per chi da tempo ha abbandonato i viaggi della speranza. Questi progetti ci portano al livello di altri istituti internazionali, per cui non ha alcun senso che i nostri pazienti li vadano a fare le stesse terapie in altre sedi.